a Ghiare di Berceto e siamo in un capannone dove il proprietario ha pensato bene di raccogliere auto storiche, ma auto particolari, perché vediamo tante ambulanze e camion di pompieri. Mi chiamo Alberto Di Grazia e sì, sono qui in rappresentanza del signor Spadoni, che è il titolare e proprietario di questo, e l'animatore di questo museo. Io faccio parte, come altri amici, siamo un gruppo di volontari in sostanza, che ci occupiamo di aprire al pubblico quando è possibile e gestire in qualche maniera la quotidianità, insomma, di queste macchine nei limiti del possibile, perché poi la sede del museo appunto è qui, ma siamo da diverse parti d'Italia e quindi siamo una sorta di museo diffuso in sostanza. E questa è una gran bella cosa, che soprattutto si faccia sapere, perché io penso proprio che nelle nostre zone sono pochissimi che sanno che c'è questo museo. Sì, penso anch'io che non sia particolarmente conosciuto, e invece meriterebbe sì, sia perché è comunque un unicum in Italia, in quanto è un museo che raccoglie non solo le ambulanze, ce ne sono altri. Certo. Ma raccoglie anche altri tipi di mezzi di soccorso, come l'ha detto prima, i vigili del fuoco, come alcuni mezzi della polizia, anche alcuni carri funebri, quindi è un panorama piuttosto ampio, sono 73 mezzi in totale e non ce ne sono di questo genere, 73 in totale, sì. Di questo genere in Italia, ma anche all'estero credo che sia difficile trovarne, quindi sarebbe in effetti è bene che il maggior numero di persone lo conosca e possibilmente, insomma, venga a visitarlo. Io credo che comunque costituisca un arricchimento culturale poter prendere atto di questi mezzi che hanno soccorso e hanno salvato tante vite in un modo o nell'altro. Allora, c'è da ricordare anche un'altra cosa, che questi signori fanno parte di un gruppo. Mi può dire che gruppo avete voi? Sì, dunque il gruppo di cui facciamo parte si chiama Ambulanze nella Storia, è una pagina Facebook e ci occupiamo della raccolta di informazioni, documentazione fotografica, documentazione iconografica, libri e poi pubblicizzazione di questa documentazione, in maniera da cercare di avvicinare alla passione per i vecchi veicoli di soccorso il maggior numero di persone possibili. Quindi chi vuole seguire questa pagina è il benvenuto. Beh, molto importante, anche perché il signore prima mi diceva, lei si chiama? Mi chiamo Alessio Caluga. E lei è un volontario, naturalmente. Sono volontario dal 1972 in una pubblica assistenza di Genova, la GAU di Struppa. E ho iniziato a guidare nel 75 questi mezzi qua, il 2003, il 128, la 600 multipla. E poi sono riuscito a farmi un piccolo museo. Oggi ho quattro ambulanze d'epoca, un 125, un Peugeot, una Panda ambulanza e un Fiat 2003 fissore, e faccio parte di questo gruppo che informa le persone anche delle manifestazioni che si tengono. Siamo andati dal Papa a Roma, abbiamo fatto svariati raduni, siamo andati all'Isola d'Elba, Milano, Lago di Garda, ne abbiamo fatto tantissimi. Ci chiamano, noi mettiamo in moto e partiamo con le nostre ambulanze e portiamo la storia. E chi è un po' più vecchio, ha fatto i servizi, si vede magari la nostalgia, e quelli ragazzi capiscono cosa si è fatto e come è cambiato il soccorso negli anni. Sicuramente. Totalmente un altro mondo. Una volta si caricava e l'importante era fare veloci, non c'era niente, si dava l'ossigeno anche quando uno si schiacciava un dito, si dava l'idea che uno stasse meglio. Non era così, però funzionava così. Grazie, portate avanti davvero questa vostra iniziativa, perché bisogna conoscere queste cose, fanno veramente piacere. Grazie a lei. Prego, grazie a lei. E grazie a lei. Grazie a voi di averci dato questo spazio.